Ciao Verdastri, eccoci all'Orto Botanico di Padova, il più antico orto universitario del mondo. La mia visita si è articolata in due parti. La prima è stata all'erbario dell'orto, dove sono raccolte molte collezioni di piante di vario genere, molte di cui donate fin dal Settecento e tuttora intonse. Un erbario è una collezione di piante essiccate su fogli con determinate caratteristiche. Innanzitutto sarebbe sempre meglio raccogliere tutte le parti di una pianta, se possibile, quindi radice, foglie, frutto e fiore, cercando sempre di mostrare nel miglior modo possibile le varie parti. Capite bene che finché si parla di piante erbacee, come può essere una margherita, la cosa è fattibile. Per un baobab decisamente no. I metodi di fissaggio della specie al foglio sono stati molti. Oggi si preferisce appenderle tramite strisce di cartoncino fissate con spilli di facile rimozione per lo studio. Per avere valore scientifico, i fogli su cui sono disposte devono avere alcune indicazioni, ossia la data di raccolta, il luogo di raccolta, se si può georeferenziare ancora meglio, il raccoglitore e la specie in questione. In questo modo, uno studioso interessato alla flora di un dato luogo può recuperare informazioni in merito da un erbario e confrontarli con dati di altre epoche e altri luoghi. Le collezioni più antiche presenti all'orto botanico sono però sprovviste di data e luogo, risultando poco utili a fini scientifici, ma comunque interessanti. Quelli che state vedendo sono alcuni fogli estratti dalle collezioni presenti all'orto. Alcuni estratti perché, come vedete, ci sono decine di scaffali pieni di piante del Triveneto e del mondo. Mirabili sono alcune collezioni, come la Diatomoteca di Forti, una collezione di diatomee, alghe unicellulari corazzate, fissate e centrate in questo caso su vetrini da microscopio. I vetrini riempiono un intero scaffale. E la Cicidoteca di Trotter, collezione di galle spesso indotte dallo stesso Trotter, inserendo le uova dell'insetto o un altro agente causante nella pianta. Questo, con molte altre collezioni, è l'erbario dell'orto botanico. Ora scappo perché mi stanno chiudendo dentro. Alla prossima parte!